Ciao a tutti, io sono Ilenia e sono un'educatrice di cooperativa di Bologna. Ciao a tutti, io sono Teresa, un'educatrice di Bologna. Noi facciamo parte di un gruppo di operatori, di educatori, che ha collaborato con ANSA nel progetto Sorridiamo ancora in fattoria da Masaniello. Abbiamo messo assieme le nostre professionalità e competenze sull'autismo per creare qualcosa di diverso, che fosse contemporaneamente divertente e istruttivo per i nostri bambini. Per questo motivo noi ci siamo date delle priorità, quelle cioè di insegnare dei piccoli grandi passi di autonomia nelle attività quotidiane, ma anche e soprattutto insegnare dei passaggi di gioco, laddove il gioco a volte è un'abilità che può essere insegnata con la mediazione dell'adulto, il tutto divertendoci insieme il più possibile. In particolare, da ottobre 2019 abbiamo avviato un progetto che è stata una grande sfida. È un progetto di inclusione, pensato con l'accoglienza di bambini a sviluppo tipico all'interno dei nostri sabati. Prima abbiamo accompagnato i nostri bimbi nel gioco, poi abbiamo creato l'apertura verso l'esterno. Quindi cugini, fratelli, compagni di classe e amici sono diventati compagni di gioco effettivi, sotto ovviamente la guida dell'adulto. Come si diceva, i nostri spazi sono stati essenzialmente quelli della spugnizzeria. Già spugnizzeria vi dice che è un luogo destinato ai bambini, bambini svegli per intenderci, eh? Ma non solo. Abbiamo avuto a disposizione praticamente tutto, nei limiti chiaramente delle norme igienico-sanitarie, dalle cucine al parco, alla sala per apparecchiare e agli spazi per preparare noi la pizza, perché abbiamo anche preparato nel corso dei diversi incontri la pizza. Sì, è vero, abbiamo proprio realizzato un laboratorio nel quale tutti assieme facciamo la pizza, dalla spesa degli ingredienti fino al momento nel quale ce la mangiamo tutti al ristorante di Masaniello. In questa attività abbiamo anche utilizzato dei facilitatori visivi perché vogliamo che i nostri bimbi diventino sempre più indipendenti, quindi più autonomi e meno dipendenti dall'adulto. Esatto. E il pomeriggio poi è stato dedicato ad attività più di svago, se vogliamo, nel senso che comunque c'è stata l'attività di piscina, dove grazie all'aiuto anche di istruttori qualificati abbiamo portato avanti piccoli obiettivi legati alle autonomie personali e soprattutto grandi obiettivi legati al gioco in acqua e all'imparare alcune tecniche di acquaticità. Questo grazie ai istruttori qualificati che sono stati insieme con noi nelle vasche. Per concludere, noi vorremmo sottolineare che le linee che abbiamo voluto seguire sono tre, essenzialmente: gioco, autonomia e divertimento. Noi siamo stati interrotti prima del tempo, però a giudicare dalle facce sorridenti che abbiamo visto nei nostri bimbi, mi sento di affermare a nome di tutti che in molte occasioni siamo riusciti ad ottenere l'obiettivo del divertimento, divertendoci e imparando e divertirci insieme. Tutto questo è stato possibile perché le competenze sorreggono le difficoltà. La collaborazione crea lo stimolo del fare nel raggiungere lo stesso obiettivo, in un clima ovviamente di comprensione dell'altro e delle sue capacità. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao ai miei bimbi. Io vi saluto in questo modo, bambini. Andrà tutto bene. Spero che riusciate a leggere. Torneremo presto.
a giocare insieme. E bambini, a nome di tutti quanti noi educatori, vi posso dire che andrà tutto bene, vi vogliamo bene. Ciao! Ciao!